Amici telespettatori, pubblico presente, la Fiera del Mediterraneo, bentrovati, eccoci per questa seconda giornata di Expo Cook 2018, questa grande esposizione dedicata al mondo della ristorazione, con 70 aziende presenti che stanno esponendo all'interno del padiglione 16 e con 50 show cooking in programma in 3 giorni e almeno 10 conferenze dove esperti di alimentazione e salute tratteranno naturalmente degli argomenti che riguardano appunto la ristorazione. Allora, bentrovati da Roberto Oddo, andiamo subito e iniziamo questo programma fittissimo ancora di show cooking, di incontri, di saluti e di grandi personaggi del mondo della ristorazione che saranno protagonisti quest'oggi. Andiamo subito a salutare il maestro Giuliano, ben trovati, facciamo un applauso anche. Grazie, benvenuti a tutti, questo è il secondo giorno, come diceva Roberto, oggi sarà una giornata abbastanza piena, ricca di appuntamenti. Colleghi che faranno degli show cooking, colleghi di veramente, ma tra l'altro abbiamo sentito, mi dicevi che è arrivato anche il nostro presidente, cioè il presidente della Federazione Italiana Cuochi. Il presidente della Federazione Italiana Cuochi è qui e tra poco lo invitiamo qui sul palco per un breve saluto naturalmente inaugurale di questa seconda giornata. E poi la cosa, tra le cose belle che ci sono dall'altra parte, i ragazzi del Culinary Team Palermo che stanno preparando le loro portate, chiamiamole, cioè i loro elaborati, che è un preview alla presentazione del loro tavolo che sarà a Lussemburgo per la Culinary World Cup. Pensate, in Lussemburgo i nostri rappresentanti della Culinary Team. E poi abbiamo visto, se mi permetti, Salvatore Gambuzza, uno chef che fa parte anche lui delle Soste di Ulisse, tra l'altro è un associato dell'associazione di Agrigento, ex presidente di Agrigento, ma è anche lo chef di Villa Atena di Agrigento. E non solo, e abbiamo anche Gert Kloske, che ieri ha dato il saluto. Kloske, questo grande personaggio. Va bene, quindi, allora il nostro maestro Giuliano, che è anche lui un personaggio internazionale ormai, ci accompagna nella presentazione di questo primo show cooking. Sì, presentiamo il capitano del Culinary Team Palermo, Mario Puccio. Ma non c'è soltanto lui che presenterà questo show cooking, ma vedo anche Saverio Patti. È un carissimo, oltre ad essere un carissimo amico, è un grande chef. Tra l'altro fa parte del Culinary Team Palermo anche lui e sono due persone che, guardandolo in faccia, già sono stanchi perché questa notte hanno lavorato per il tavolo freddo che sarà in esposizione alle ore 11. E poi i ragazzi dell'Istituto Professionale Alberghiero di Stato Palermo, che devo dire che sono qui, sono belli. Sono belli preparati, poi soprattutto molto attenti. Andiamo subito però, apriamo lo show cooking. Che cosa presentate oggi? Ok, diciamo che oggi il tema dello show cooking è il pesce d'acquacoltura, quindi un pesce di altissima qualità prodotto da un'azienda siciliana, che andremo ad abbinare con un prodotto d'eccellenza di pantelleria, ovvero i capperi. Quindi andremo a realizzare una maionese al cappero, abbiamo fatto una polvere di capperi, una panella aromatizzata al cappero, e quindi come dire, il tema è proprio questo. Scusami Saverio, dall'altra ciao. Buongiorno. Questo bel pesce, ce lo facciamo vedere un po', ecco, guarda che bello, basta far vedere, guardate che meraviglia, il modo come i colleghi riescono a organizzare tutto ben pulito, ma un pesce veramente meraviglioso. Pensa a Roberto, questo è un pesce di acquacultura, siciliano, Ecco, naturalmente per tutelare le tradizioni della nostra alimentazione, è chiaro. Sì. Tra l'altro comunque un pesce comunque troviamo tutto l'anno, quindi è un fattore assolutamente positivo riuscire a introdurre questa materia prima all'interno delle nostre cucine.
vedo arrivare ideatore di questa manifestazione, uno dei tre, Fabio Sciortino. Lo invito qui sul palco perché lui chiaramente ha poco tempo, però quando lo vedo sul palco lo prendo al volo e lo coinvolgo, perché quest'uomo è uno dei tre che naturalmente la macchina che ha realizzato tutto questo, che in pochissimi mesi è già all'attenzione nazionale. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie a tutti di essere qui, dagli espositori, agli ospiti, a tutti quanti. E siamo contenti perché già la prima giornata ha avuto dei numeri veramente impressionanti, Roberto. E una soddisfazione unica, uno sforzo immane. Creare tutto ciò a Palermo chiaramente è un'impresa ardua, però ci siamo riusciti, abbiamo riportato le grandi aziende a Palermo, abbiamo riportato i grossi nomi, dai grossi chef a tutti, insomma, nel mondo della ristorazione a Palermo. Allora, nel frattempo arriva il presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo, eccolo qua, ben trovato. Allora, Federazione Italiana Cuochi oggi ha una presenza dominante a livello internazionale, perché tutti richiedono i nostri chef italiani. Sì, la Federazione Italiana Cuochi nel campo internazionale è famosa perché si avvale di circa 17.000 professionisti. Sono i nostri ambasciatori del territorio, coloro che trasformano quelle che sono le qualità agroalimentari italiane. E in questo momento, sapete benissimo, per anni c'è stata una grossa concorrenza con la cucina francese, che rappresenta comunque la parte storica, ancora oggi, col suo modo di fare e di presentarsi. La Francia è la Francia, ma l'Italia non è da meno, anzi, penso che proprio il fatto stesso che tutti quanti, il problema dell'Italian Sounding, vuol dire che cercano di copiare i prodotti tipici, e questo la dice lunga, vuol dire che noi siamo i numeri uno. Rocco Pozzulo, della Federazione Italiana Cuochi, tra l'altro è stato premiato sabato da Italia a Tavola, che si fa in internet, online, no? Si fa un sondaggio, e devo dire che ha avuto 30.000 voti, quasi 30.000 o anche di più. Si sono 25.471. E quindi, e oltre a questo, a Roma, mentre noi abbiamo iniziato qui, si festeggiava 50 anni di Federazione Italiana Cuochi, veramente che è un traguardo importantissimo per noi tutti, perché amiamo, ecco, oltre il nostro lavoro, amiamo i colori della federazione e siamo qui per questo. Ma se mi permetti, io chiamerei anche un altro personaggio della Federazione Cuochi, poi man mano chiameremo gli altri, che è presidente del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze, Roberto Rosati, che oltre ad essere un grande amico, poi ci sarà la presentazione. Facciamo un applauso a Roberto Rosati. È un dipartimento veramente, ce ne sono tanti altri dipartimenti che funzionano tanto, no? In federazione, però dico, questo è che poi magari chi meglio di te potrà spiegare un po' il tutto. E poi oltre a questo, visto che siamo tutti qua, chiamerei anche Gert Klotzke. Assolutamente Gert Klotzke, sì. Gert Klotzke, dov'è? L'avevamo già visto da qualche parte, eccolo là, che adesso ci raggiunge. Questa sì, è la rappresentanza internazionale, certo, no? Certo, passo la parola a Roberto. Grazie maestro Giuliano, grazie presidente Perna e a tutti i cuochi di Palermo, e grazie all'organizzazione di Expo Cook. Siamo felicissimi di essere qua con il presidente, e quindi insomma passeremo due giornate insieme a voi. Veniamo dai festeggiamenti dei 50 anni della Federazione Italiana Cuochi, e quindi il presidente ha portato anche dei libri che non so, ecco lì, che raccontano i primi 50 anni della nostra storia da omaggiare. Grazie. Io ne consegno uno al presidente Giacomo Perna. Ecco, questi sono i riconoscimenti che la Federazione Italiana Cuochi sta rilasciando naturalmente all'organizzazione e a chi sta rappresentando Expo Cook 2018.
Ed eccoci con mister Sorrentino, AS, insomma già dall'anno scorso ci siamo conosciuti. Quali sono le proposte presentate quest'anno ad Expo Cook 2018? Quest'anno ad Expo Cook 2018 abbiamo presentato il nuovo palmare della Orderman, l'Orderman 5, che viene dato con 5 anni di garanzia casco, quindi potete determinare voi l'utilizzo che ne volete fare, potete anche scagliarlo ogni giorno contro il vostro cliente peggiore, noi saremo in grado di sostituirvelo giornalmente. E poi presentiamo UFO, che è il caricabatterie da tavolo, un nuovo servizio che può essere dato alla clientela in modo da far caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, e poi i nuovi caller per la chiamata cameriere e l'eliminacode con disco che vibra, che suona e che si illumina. E allora noi si continua il giro ad Expo Cook 2018. Ed eccoci con il maestro Grasso. Allora, in questo stand della Glovi Group, per una presentazione, quale? Allora, dalla pentola al trittico, praticamente l'evoluzione della macchina del gelato e del sistema di fare il gelato da parte degli artigiani. Il gelato è nato tanti anni fa, poi la vostra terra è maestra di gelateria, il gelato è siciliano, poi qualità massima, tradizione. Ma da come si è passati da quello che era una volta una semplice pentola a delle macchine che praticamente non fanno altro che simulare il lavoro dell'artigiano, rendendolo sicuro, altamente qualitativo, però anche meno oneroso per chi l'operatore, e ci permette di produrre anche quantità maggiori per le richieste e le esigenze maggiori. Per cui diciamo è un po' una storia del gelato questa, una storia sia per piccoli sia per grandi. Allora qua c'è il gelato, ci sono persone che visitano questa fiera, che il gelato lo fanno, sono professionisti, e signori professionisti, ma c'è anche qualcuno che il gelato lo mangia solo, che magari è curioso di sapere come si fa il gelato, da cosa nasce, come si faceva una volta, e quella che è stata appunto questa evoluzione molto molto importante. Ecco, quali sono le caratteristiche principali di un'attrezzatura che deve dare queste caratteristiche? Allora, l'attrezzatura deve essere massima affidabilità, facilitare l'operazione dell'artigiano, e poi quello che ho detto prima, mantenere esattamente la qualità artigianale. Cioè, io posso spiegare semplicemente, un artigiano lo sa, che il gelato nasce da una miscela liquida che poi in parte solidifica. Questa miscela contiene degli zuccheri e dell'acqua. Il freddo fa solidificare l'acqua, ma non completamente, perché una parte non riesce a solidificare per merito degli zuccheri. Però io voglio la mia qualità, per cui una macchina moderna mi deve dare praticità di utilizzo, facilità di utilizzo, velocità di utilizzo, ma mantenere inalterata la mia qualità, se no non è quella che fa a caso mio. Grazie, buon lavoro. Ma scherza, buon lavoro anche a lei. Ed eccoci con Di Maggio di Pascolo Verde nel suo stand. Allora, quali sono le proposte che avete portato ad Expo? Ma noi abbiamo portato un'azienda di salumi di primo piano, che è la Cometa, che è il cui cavallo di battaglia è il petto di tacchino, che sta riscuotendo un enorme successo. L'azienda Deli France, leader nel mercato per la croissanteria al burro. E poi, visto che da poco siamo diventati concessionari Motta Alemagna, dell'azienda multinazionale Froneri, stiamo esponendo e stiamo portando questa novità per noi, chiaramente, ma non per il mercato, dei gelati Motta e della croissanteria Alemagna. Grazie. Prego, grazie a voi.
Ed eccoci con Mauro Vittamè della 22, ancora una volta presenti a questo Expo. Quali sono le vostre proposte? Beh, grazie innanzitutto per l'opportunità. Le proposte nostre sono quelle di poter fornire ai ristoratori locali e siciliani in particolare tutta la nostra gamma di tovagliato monouso per la ristorazione, una gamma di alta qualità, molto tessile, sia la mano che il tatto. Non è carta, è un tessuto usa e getta. È già un anno che siamo presenti in maniera diretta sul mercato siciliano, in maniera palermitano tramite una nostra rete di agenti di vendita. Niente, siamo molto soddisfatti, come dicevo anche in precedenza ad altri colleghi suoi, la possibilità di essere qui, quindi bene, bene. Abbiamo un rappresentante per la Sicilia, mi pare? Abbiamo il nostro responsabile per la zona di Palermo e provincia, che è il signor Giuseppe Di Filippo, e quindi è il nostro riferimento per quanto riguarda questa piazza. È uno dei primi tasselli per la copertura totale della Sicilia. Già siamo presenti a Catania e anche a Messina, quindi stiamo alla... Buon lavoro. Grazie, grazie. Siamo con Vincenzo Papa a questo punto della Ital Decor nel suo stand. Quali sono le proposte che portate all'Expo? Allora, noi produciamo decorazioni per pasticcerie, gelaterie e quant'altro, quindi noi andiamo a realizzare decorazioni e targhette personalizzate. In più, da qualche anno abbiamo introdotto una linea di creme spalmabili, quindi pistacchio, oca e nocciole, sia barattoli che secchielli da 5 kg per i laboratori, diciamo, sia per i laboratori che per i piccoli bar o enogastronomie che scelgono i barattolini da 200 grammi o da 1 kg che siano. Avete un sito dove si può ordinare? Sì, www.italdecorsas.com. Buon lavoro. Grazie, altrettanto. Arrivederci. Ed eccoci in un succulento stand, quello delle latterie Provenzano. Allora, che cosa avete portato all'Expo? Allora, l'azienda è un'azienda casearia, produce appunto, trasforma il latte, latte solo siciliano, e abbiamo presentato il Tenerone. Il Tenerone è un formaggio a base di pecora, è nato appunto dalla nostra produzione da un annetto, è un formaggio del cuore del formaggio di pecora, molto tenero, è aromatizzato con l'origano siciliano, ce n'è un altro tipo col peperoncino, un altro tipo con rucola e pistacchio. Questa è la novità della fiera Expo Cook 2018. E allora venite ad assaggiare a questo stand Latterie Provenzano. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti. Ed eccoci in un altro stand con Michele e Vito Logreco. Allora, che cosa avete portato ad Expo? Innovazioni nel campo della ristorazione come software gestionale, gestione tabacchi, gelaterie e bar. Vito qui è il maggiore esperto per quanto riguarda le ultime novità che... Allora facciamole dire a lui. Sì, niente, abbiamo presentato qua un nuovo prodotto che è basato sul cloud, quindi possibilità di gestione tutta dal web, e possibilità di integrazione con Android e tutte praticamente le piattaforme oggi esistenti. Tra l'altro disponibile anche la versione web, quindi la possibilità di vendere, prenotare, insomma un po' di innovazione nel settore abbiamo portato. E allora buon lavoro naturalmente e buon proseguimento. Grazie.
Allora, maestro Giuliano, andiamo dai nostri campioni italiani della nazionale italiana cuochi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, che cosa ci preparate oggi, dai? Andiamo in postazione, già direttamente così le telecamere possono piazzarsi. Vi portiamo intanto il saluto del nostro general manager Gaetano Ragunì. Ieri abbiamo, insomma, ci siamo visti qui per chi c'era con il collega Pietro Pupillo, oggi siamo assieme a un altro componente della nazionale. Io lascio lo spazio a Davide perché, insomma, il piatto è impostato su una serie di elementi stagionali. Quello che io oggi ho fatto è proprio di un piatto semplice, un piatto molto, molto semplice nelle sue caratteristiche, ma anche un piatto strettamente legato al territorio. Allora, consideriamo che questo è un periodo dell'anno particolare, infatti quando mi hanno chiesto il nome del piatto, sì, diciamo che forse sarebbe stato un po' banale scrivere ravioli con ricotta, quindi diciamo che ho dato un saluto alla primavera. Questo è un piatto ovviamente che noi troviamo solo in questo periodo dell'anno, perché è un piatto che si compone appunto di legumi come i piselli, le fave fresche e i carciofi. Quindi dal punto di vista di gusto diciamo che non ho fatto niente, perché è già una ricetta che tradizionalmente è bilanciata, perché abbiamo comunque il gusto amaro delle fave, il dolce dei piselli, diciamo anche il finocchietto selvatico che ci dà quella nota fresca di anice, ok? Quindi quello che ho fatto io intanto è stato preservare questi alimenti. In che modo? Sappiamo che i carciofi, per esempio, in questo caso li abbiamo cotti noi a bassa temperatura piuttosto che farli stufare in pentola per 30 minuti, 40 minuti, li abbiamo cotti a una temperatura controllata per pochi minuti. Quindi abbiamo conservato la cinarina che è quella sostanza anticancerogena che comunque tutela il fegato e aiuta a eliminare le tossine. Lo stesso abbiamo fatto per i piselli, abbiamo fatto noi una crema di piselli, diciamo scottandoli, perché sappiamo che i piselli freschi si possono mangiare anche crudi, quindi dobbiamo cercare, ecco, di rivisitare la tradizione e portarla ai tempi moderni con le nostre conoscenze. La particolarità di questo piatto, sempre riguardando... Davide, fai vedere il colore, discorso dell'appetibilità delle verdure in questo caso, no? Quindi il concetto delle verdure contengono clorofilla, se non vengono cotte bene poi si perde, quindi... Perdiamo l'appetibilità. Quindi, un'altra particolarità di questo piatto, oltre che naturalmente... Vado a presentarvi con grande piacere Sassà Salvaggio e Massimo Minutella. Allora, caro Sassà, vieni. Vuoi vedere se vieni bene? Vieni benissimo. Visto da dietro, dice Minutella, vieni meglio. Allora, vuoi salutare il pubblico dell'Expo e che cosa ne pensi? Naturalmente, grazie alla Elenca, lo dobbiamo dire, tu sei qui grazie a loro. Altrimenti, insomma, non... No, siamo qui perché quest'estate faremo un tour promozionale, gireremo le più belle città estive, soprattutto siciliane, e faremo questo Elenca Summer Tour, giusto? In cui proporremo due nuovi gusti
e dunque invitiamo tutte le persone a venire durante i nostri tour per scoprire questi, che si chiamano, i nomi li possiamo dire, allora abbiamo O Sole Mio, O Sole Mio, O Sole Mio e Brownie. Sono i due Brownie che porteremo quest'estate in questo tour in 6 località della Sicilia. A Palermo è previsto Mondello, poi ci sarà San Vito Lo Capo, Favignana, l'Elenca Summer Tour con Massimo Minutella, Sasa Salvaggio, la sua band e ovviamente con Elenca e O Sole Mio, che ora vi regaleremo qualche maglietta, quindi seguiteci. Allora facciamo così, diamo le tappe ce le abbiamo? Vabbè, a parte noi, diciamo poi altre tappe. Scusate se leggo, ma a memoria... No, no, possiamo farlo tranquillamente. Allora, intanto partiamo il 28 di luglio, saremo a Mondello, e peraltro è la festa della borgata di Mondello. Poi il 4 agosto saremo a Pozzallo, il 9 a Valderice, l'11 agosto a Favignana, il 19 agosto a Capodorlando e il 25 agosto a San Vito Lo Capo. No, ma qua li vedo belli rilassati, tutti qua... Lo chef, ma poi qua col gelato ancora più è diverso rispetto allo chef gastronomico, insomma, delle pere. Qua ho visto che lo chef, insomma, fa qualche bella cazzolata di la brioche. Certo, qua allora facciamo, si vede la differenza tra la brioche milanese con le palline, qua c'è l'arte della cazzolata, insomma, ci sono tutta una serie di cose diverse. E poi devo dire che oggi c'è proprio la classica giornata milanese con la serra, praticamente a Nerandicchia crescono i pomodorini, però voglio dire c'è una temperatura, c'è una temperatura, devo dire, abbastanza estiva. Allora Elenca, che adesso con Sasà Salvaggio e con... c'è la mia misura? La mia misura c'è? Io sono una extra large ormai, che cosa vuoi che sia? No, diamo, regaliamole al pubblico. Sasà Salvaggio, Massimo Minutella in tour con la Elenca.